TG12, bentrovati, edizione di mercoledì 4 dicembre, subito i titoli della giornata. Ricorre oggi la festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, questa mattina la cerimonia del comando di Sassari, grande commozione per i colleghi morti in servizio di recente ad Alessandria. Ieri il banchetto per sensibilizzare su prevenzione HIV organizzato dal SISM. I giovani sanno poco su rischi, prevenzione, test e terapie. Occorre parlarne di più, spiega Pintus, medico di malattie infettive. Dal 7 al 15 dicembre saranno presenti al Salone Nautico di Parigi anche gli operatori sardi del settore. Obiettivo: rafforzare la loro presenza nei mercati dei flussi diportistici. Queste dunque le principali notizie di questa edizione. Nella giornata di Santa Barbara, lo avete sentito, patrona dei Vigili del Fuoco, la cerimonia nel comando di Sassari con le massime autorità religiose e civili. Grande commozione per i colleghi morti prematuramente nei tragici eventi recenti di Alessandria. Vediamo il servizio. Un'occasione di festa e di riflessione. La celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, arriva nel 150° anniversario dall'istituzione dei pompieri comunali a Sassari e a 80 anni dalla nascita del Corpo Nazionale. Stamattina, nella sede di Piazza Conte di Moriana, una messa officiata da Monsignor Gianfranco Saba, seguita da una cerimonia alla presenza delle massime autorità politiche e civili, ha offerto la possibilità di omaggiare coloro che ogni giorno prestano la propria opera anche a costo della vita. Proprio durante la funzione ben 5 squadre sono uscite per prestare soccorso in una giornata caratterizzata dal forte maltempo. Nelle parole del comandante dei Vigili di Sassari, l'ingegnere Luigi Giudice, un ricordo commosso per i colleghi morti in servizio ad Alessandria e per Efisio Lollò e Giulio Piras scomparsi prematuramente. Il prefetto Maria Luisa D'Alessandro, sottolineando i rischi del mestiere, ha dichiarato di pensare ai pompieri come una madre, rivolgendo ai presenti l'invito a pregare per loro. Al termine della cerimonia la consegna degli encomi per i vigili che si sono distinti a vario titolo nel lavoro. A conferire gli attestati il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e il sindaco Nanni Campus, che non tutti hanno potuto ricevere perché impegnati a rispondere sul campo alle emergenze. I Vigili del Fuoco rappresentano uno dei corpi più amati della popolazione, a partire dai bambini che hanno presenziato oggi sognando magari un futuro con l'elmetto e la divisa. Ed ora una ultima ora che arriva direttamente dagli uffici di Palazzo Ducale, riguarda il maltempo. Il forte vento delle ultime ore ha creato danni ad alcune piante. La squadra del cantiere comunale sta intervenendo dalle prime ore della mattina con la pezzatura di rami e la loro rimozione in alcune aree della città. Al corso Margherita di Savoia, nella scuola di via Oriani, nel piazzale Cappuccini e vicino al conservatorio musicale. Il lavoro sta proseguendo nei principali viali alberati per raccogliere o tagliare rami caduti e alberi. In particolare gli operai saranno in via Amendola, via Napoli, via Umberto e via Trento. Le ditte appaltatrici dei giardini stanno intervenendo nelle aree di competenza con l'abbattimento di un grosso albero nei giardini di via Venezia, ai giardini pubblici dell'emiciclo Garibaldi e in via Washington. Il settore ambiente verde pubblico è in stretto e continuo contatto con i Vigili del Fuoco, con cui concorda le aree di intervento. E si è svolta ieri, cambiamo pagina, l'annuale iniziativa del SISM di prevenzione e sensibilizzazione sul virus HIV rivolta ai giovani. Nel servizio che vedremo l'intervista ad Antonio Pintus, medico infettivologo che ha partecipato all'iniziativa. Sentiamo. In occasione della giornata mondiale per la lotta all'AIDS, la Società Italiana Studenti di Medicina ha organizzato una giornata di sensibilizzazione e di prevenzione rivolta ai giovani al Quadrilatero nel cortile della Biblioteca Pigliaru. L'iniziativa è sostenuta dal reparto di malattie infettive di Sassari. C'è stata una bella manifestazione organizzata dai ragazzi del SISM, la Società Italiana Studenti di Medicina. Si è installato un banchetto di prevenzione nel Palazzo Quadrilatero, Biblioteca Pigliaru, e devo dire è stato un successo. Avevamo del materiale informativo sull'HIV e la distribuzione di profilattici. Le persone hanno risposto bene all'iniziativa. Un virus di cui oggi le nuove generazioni conoscono poco. Come medico infettivologo svolgo opera di prevenzione nelle scuole superiori di Sassari.
Noto che c'è una grande disinformazione da parte dei ragazzi. Sembra assurdo in un periodo in cui c'è internet e c'è tanta possibilità di avere accesso alle informazioni. Però di HIV non si parla quasi più. Questo è molto grave perché bisogna conoscere quali sono i comportamenti a rischio per evitare l'infezione. Infezione che al giorno d'oggi si può curare con i farmaci, ma ricordiamo che non si può eradicare il virus. Per cui è importantissimo conoscere, avere la consapevolezza di quello che si fa e di come si possano evitare queste infezioni. A Sassari, nel nuovo reparto di malattie infettive, ci si può rivolgere per effettuare il test. Il test HIV è molto importante, ovviamente è fondamentale farlo. Consideriamo che prima si sa della presenza dell'infezione, prima si inizia la terapia. E possiamo immaginare come le persone che fanno il test siano la punta di un iceberg. Immaginiamo poi tutto il sommerso, quelli che non vengono a fare il test. Il test è molto semplice da fare. Si viene presso la clinica, all'Istituto di Malattie Infettive, diretto dal professor Babudieri. Si può fare un semplice prelievo di sangue, viene portato nel nostro stesso edificio, nei laboratori di microbiologia. Si fa il test e nel giro di un paio di giorni si conosce quella che è la situazione del paziente. Ovviamente si fanno dei counseling accurati per cercare di capire quelli che sono i problemi del paziente e gli eventuali fattori di rischio. Saranno presenti alla prossima edizione del Salone Nautico di Parigi, che si svolgerà dal 7 al 15 dicembre, anche gli operatori del settore nautico della Sardegna che aderiscono al progetto Oversea. Ce ne parla Sandra Sanna. La Camera di Commercio di Sassari, Promocamera, Assonautica e QC Consulting saranno presenti al prossimo Salone Nautico di Parigi, in programma dal 7 al 15 dicembre, insieme agli imprenditori del Nord Sardegna che aderiscono al progetto Oversea Port Fest Sardegna 2014-2020. Un gruppo di operatori della nautica del nord-ovest, che comprende gestori di marine, aree di approdo e fornitori di servizi, hanno un obiettivo condiviso che punta al rafforzamento della loro presenza nell'interno dei mercati di provenienza dei flussi turistici diportistici, e l'evento transalpino riveste in termini strategici un appuntamento di grande importanza. Il Salon Nautic si propone ancora una volta come una grande vetrina per le aziende che hanno scelto di farsi conoscere superando i confini del mare e riunendo ogni anno tutti i settori dell'industria nautica. Diventa questa l'occasione di un grande porto coperto in Francia e uno dei più importanti saloni nautici al mondo, riunendo in un'unica manifestazione i diversi aspetti del mondo nautico: la vela, il turismo, la motonautica e i servizi. Ed ora la musica e il Natale che si avvicina, quarta edizione per i cori gospel a Sassari che ritornano nel giorno dell'Immacolata l'8 dicembre alle 19 in Piazza d'Italia per inaugurare ufficialmente l'inizio delle festività natalizie. Sentiamo. Nel giorno dell'Immacolata a Sassari, quarta edizione dello spettacolo Gospel, il coro originario di Olbia nasce nel 2015 e anche quest'anno inaugurerà le festività natalizie in città. Ad ospitare il Moving On Gospel Choir sarà la scalinata del Palazzo della Provincia di Piazza d'Italia, un concerto che sarà aperto alle 19 dal coro Nova Eufonia, diretto dal maestro Luca Sirigu. A seguire gli attesissimi canti del gospel contemporaneo afroamericano con qualche accenno al gospel europeo delle comunità cristiane londinesi. Ad illustrare le novità di quest'anno il presidente dell'associazione organizzatrice Antonio Paoni. Abbiamo scelto il giorno dell'Immacolata per dare il via a tutti quelli che saranno gli appuntamenti del Natale a Sassari. Gospel in Centro arriva alla sua quarta edizione, inizia quasi per gioco nel 2015 e avendo avuto un riscontro che neanche noi ci aspettavamo, abbiamo deciso di ripeterlo di anno in anno e provare con grandi sforzi a migliorare l'evento. Quest'anno riusciremo ad avere anche un ospite americano, il cantante Wendell Simpkins, che sarà un po' la ciliegina sulla torta di. E con l'atmosfera prenatalizia di questo servizio si chiude questa prima parte del nostro telegiornale. Ora ci fermiamo un istante per una breve pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. We'll be right back.
Seconda parte del nostro telegiornale con in primo piano la Dinamo, settimo turno di Champions League, fatale per i bianco-blu. I catalani delle Manresa recuperano da almeno 12 e vincono per un punto. Non basta un grande Evans ai padroni di casa. Emanuele Floris. Grande battaglia al Palaserra di Migni per il settimo round della Champions League. Partenza sottotono per lo starting five deciso da Pozzecco e i catalani del Manresa ne approfittano. Break di 7 lunghezze per gli ospiti, il coach Dinamo chiama subito il primo time out. Evans comincia la sua prestazione super andando in doppia cifra già dall'avvio del secondo quarto, col banco che registra un più 10, 37 a 32 alla sirena. I padroni di casa imprimono il passo alla partita dopo il ritorno dall'intervallo. Ancora Evans, protagonista con 6 punti consecutivi per il più 12 Sassari. Gli spagnoli non ci stanno, il Baxi piazza 11 canestri di fila e terza frazione che si conclude in parità 54 a 54. Sorpasso e controsorpasso nel quarto tempo con Tulson e Mitrovic on fire da una parte ed Evans e Gerrans dall'altra. Si combatte punto per punto, arriva però alla fine per i sardi quando ad Evans viene fischiato il quinto fallo. Spissu tiene galle i suoi, Gerrans non è stavolta autore dell'ennesimo the shot, Dulkins va sul più 3 e l'ultimo canestro di Vitali a meno di 4 secondi dalla sirena finale non completa la mini rimonta e il Manresa vince con un solo punto di vantaggio. La Dinamo chiude comunque con onore, anche se complica il suo percorso nel massimo torneo. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui. Vi ricordo che potete seguirci anche sul nostro sito canale12.it e sulle nostre pagine social Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. L'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. A me non resta che ringraziarvi per averci seguito. Auguro a tutti voi un felice proseguimento di giornata. Arrivederci.